Maria è rappresentata incinta in sella ad un asino mentre sta raggiungendo Betlemme insieme a Giuseppe, con la grotta che tradizionalmente ospita la Natività ancora vuota. È la dinamicità la caratteristica principale del presepe realizzato nel piazzale antistante la chiesa di Sant'Agnese in Pescaiola ad Arezzo. Le sagome che ritraggono i personaggi classici del presepe sono infatti itineranti e cambieranno collocazione in prossimità del Natale e dell'Epifania. Un progetto che ha avuto inizio 3 anni fa. Non è soltanto da vedere, è una cosa dove entrare. Tu ti puoi avvicinare a un re mago, a un pastore, e quindi è come se ti dicesse: entra anche tu in questa storia. Il presepe racconta una storia molto bella, importante, che Natale, la compagnia di Dio all'uomo, è un fatto grandioso, è una cosa molto semplice il presepe, no? Perché lo capiscono tutti, anche i bambini. Infatti tanti bambini si fermano qui, si meravigliano dello stupore che hanno queste figure belle. Però insomma racconta questa cosa grande, che Dio è venuto a far compagnia all'uomo, a far compagnia a ognuno di noi. La statua che a me colpisce molto, che è l'ultima cosa che abbiamo fatto, è quella signora che apre la porta e ha uno stupore in volto. Magari non si rende conto del motivo, il perché e per come, ma la porta che si apre poi è la porta del cuore. Quindi, aprendo la porta del cuore, facciamo gli incontri di questo avvenimento del Cristo qui e ora, per sempre.